Imitazione di Cristo. Libro terzo. Capitolo quarto. Terza parte. Intimamente uniti a Dio, in spirito di verità e di umiltà. Ci sono persone che camminano al mio cospetto con animo non puro, persone che dimentiche di se stesse e della propria salvezza, e mosse da una certa curiosità e superbia, vorrebbero conoscere i miei segreti e comprendere gli alti disegni di Dio. Costoro cadono sovente in grandi tentazioni e in grandi peccati, per quella loro superbia e curiosità, che io ho in odio. Mantieni una religiosa riverenza dinanzi al giudizio divino, dinanzi allo sdegno dell'Onnipotente. Non volere dunque sondare l'operato dell'Altissimo. Esamina invece le tue iniquità, in quante cose hai errato e quante cose buone hai tralasciato. Ci sono alcuni che fanno consistere la loro pietà soltanto nelle letture, nelle immagini sacre e nelle raffigurazioni esteriori e simboliche. Altri mi hanno sulla bocca, ma poco c'è nel loro cuore. Ci sono invece altri che, illuminati nella mente e puri nei loro affetti, anelando continuamente le cose eterne, provano fastidio a sentir parlare di cose terrene e soffrono ad assoggettarsi a ciò che la natura impone. Sono questi che ascoltano ciò che dice dentro di loro lo Spirito di verità, il quale li ammaestra a disprezzare le cose di questa terra e ad amare quelle del cielo, ad abbandonare il mondo e ad aspirare giorno e notte al cielo.